John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video. Bomba pazzesca dalla Spagna. Bomba pazzesca dalla Spagna è esplosa ieri in mille mila. Mi hanno scritto: Sica, che ne pensi? Che ne pensi? Che ne pensi? Io ero lì lì per fare. Poi ho detto: facciamo così, domani ci faccio un video. Ed eccolo qua il video delle 7 di mattina. Come sempre, stay 7, stay sequel. Tutte le mattine vi accompagno. Tutte le mattine vi accompagno a scuola o al lavoro. Ragazzi miei, ma di che cazzo dobbiamo parlare? Allora. Continua il momento negativo del Barcellona dopo il pesante KO all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. L'11 di Koeman, infatti, nel Monday Night della Liga ha ottenuto un pareggio nel finale con il Granada. Tra l'altro, ve lo dico e lo sottoscrivo, oggi dovrebbe uscire un video recap di quella che è stata la giornata europea sul mio altro canale Simone Sequel. Ve lo lascio nel primo commento, mi raccomando, venite a seguirmi se già non l'avete fatto, mi raccomando, mi raccomando. Dalla Spagna si inseguono le voci in merito a un possibile esonero del tecnico olandese. Fino a qua non ci piove, visto che comunque bene non sta facendo e che è sempre all'ordine del giorno la possibilità che venga esonerato. Secondo quanto rivelato dall'intermediario Jordi Jota ai microfoni di El Chiringuito, il Barcellona starebbe valutando il profilo di Andrea Pirlo. Mamma mia, ragazzi, sarebbe clamoroso, clamoroso vedere Pirlo come nuovo allenatore del Barcellona. Sarebbe clamoroso. È il preferito di Laporte, di La Porta, dice il Chiringuito, ma non bisogna scartare l'ipotesi Xavi. Il tecnico bresciano, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e Coppa Italia con la Juve, potrebbe sedere presto su un'altra prestigiosa panchina. Allora, facciamo chiarezza. Io non trovo nulla di clamoroso, nel senso che comunque il Barcellona ha no, in realtà trovo clamoroso. Il Barcellona ha sempre puntato su tecnici non di altissimo livello quando sono arrivati. I tecnici migliori del Barcellona sono diventati migliori al Barcellona e non fuori dal Barcellona. Anche lo stesso Pep Guardiola, che se ne dica, è diventato Guardiola al Barcellona. Prima non era nessuno. Lo stesso Luis Enrique è un altro esempio. E quindi non mi stupirei se decidesse di puntare su Andrea Pirlo. Però è clamoroso pensare che Pirlo potrebbe sedere sulla panchina del Barcellona dopo la Juventus. Io feci un discorso con Gabbo, tra l'altro, su Calcio Totale. Ma che cazzo è? Su Calcio Totale feci un discorso con Gabbo su questo e gli dicevo: per me Pirlo fa bene ad accettare la panchina della Juventus perché questo comunque ad ogni modo gli aprirà porte. E lui diceva: no, secondo me no, perché ovviamente se fallirà, infatti poi ha fallito, questo non gli aprirà porte. Io la penso ancora così, al di là poi del fatto che magari Pirlo andrà o non andrà al Barcellona, al di là del fatto che magari poi il Barcellona esonererà o terrà Koeman, al di là di tutte queste ipotesi probabili e possibili, io credo che Andrea Pirlo abbia fatto bene ad accettare la Juventus perché è entrato a gamba tesa. E quando il Barcellona va a varare le ipotesi, le possibili ipotesi, le possibili possibilità, le possibilità di chi schierare tra uno e l'altro, sì, di chi schierare, di chi portare come allenatore tra uno e l'altro, tiene comunque in considerazione Andrea Pirlo, perché l'aver accettato la Juventus, al di là di come poi sia andata, gli ha permesso di entrare nel novero degli allenatori che hanno allenato una big europea negli ultimi anni. E quindi Andrea Pirlo un pochino intorno si è disegnato quel profilo là. Inoltre mettici anche che sarebbe clamoroso perché? Perché innanzitutto è un tecnico italiano e io di ricordi tecnici italiani che sono andati ad allenare il Barcellona non ne ho. Io non me ne ricordo di allenatori che hanno allenato il Barcellona e sono italiani, sinceramente. Però sostanzialmente, secondo me, l'idea di gioco di Pirlo è un po' similare a quella che poi vorrebbe, secondo me, che il proprietario del Barcellona, e ovviamente qui sto parlando di Laporta, vorrebbe del suo Barcellona. Cioè, qual è l'esempio che vi faccio? Andrea Pirlo non ha mai chiesto ai suoi giocatori di saper fare un modulo e basta, ok? È sempre stato molto versatile in quell'anno alla Juventus e non c'erano grandi possibilità di dire gioca così o gioca colà. Pirlo ha varato tanti sistemi di gioco senza dare troppi problemi appunto a quale schierasse stavolta e quale schierasse un'altra volta. E questo potrebbe ovviamente portarlo in una strada di 4-3-3, mentre altri allenatori, vi faccio l'esempio di Antonio Conte, perché si è parlato anche di Antonio Conte in caso di addio di Koeman, anche se poi Conte ha firmato un contratto con Sky, però il contratto in essere probabilmente ci saranno delle clausole in cui andrebbe a finire se dovesse arrivare un'offerta che Conte riterrà ovviamente consona, perché non penso che Conte abbia detto sì, però se domani mi chiama il Barcellona io non ci vado, e proprio il Barcellona stiamo parlando. Però Conte, ragazzi, è un allenatore che ha giocato sempre con il 3-5-2, cioè ha iniziato con il 4-2-4 che poi era un 3-5-2, poi l'ha evoluto in un 3-5-2 in tutto per tu e in tutto e per tutto, mentre Andrea Pirlo non avrebbe troppi problemi poi a seguire quello che è il modulo standard del Barcellona, che gioca sempre comunque con il 4-3-3 e che fa fatica a cambiare modulo. Anche negli ultimi anni, quando il Barcellona ha cambiato modulo e nelle partite quando il Barça ha deciso di stravolgere il sistema di gioco, i Blaugrana hanno sempre fatto molta, molta, molta fatica a ritrovarsi. E quindi io penso che Laporta voglia rivedere un 4-3-3 e con Andrea Pirlo in panchina questo
Questo potrebbe accadere. Inoltre, sia chiaro, il Barcellona è un club ricco che punta molto sulle prime donne. È brutto da dire, però è così. E io non so quanto le prime donne sarebbero disposte a farsi allenare da Antonio Conte, uno che ha due coglioni tanti. E per questo penso che Andrea Pirlo, e non parlo solo a livello di coglioni, ma parlo anche di quanto fastidio poi dai ai senatori, perché Conte si sente sopra tutti. Invece Andrea Pirlo entrerebbe comunque in punta di piedi da allenatore che ha fatto una carriera straordinaria, ma entrerebbe comunque in punta di piedi e sarebbe un profilo che secondo me non andrebbe poi a cozzare, a differenza di Conte, con i campioni del Barcellona, che comunque ne ha, perché qualcuno diceva hanno perso Messi, Suarez, sì, ma qualche campione al Barcellona ovviamente gli è ancora rimasto. Sarebbe curioso, sarebbe oggettivamente curioso, anche se secondo me il nome più probabile per la panchina del Barcellona, quello che sarebbe un po' più perfetto rispetto agli altri, è Xavi, che ha meno esperienza europea in differenza di Pirlo. E qualcuno dirà, ma come, Pirlo ha fatto vomitare? Sì ragazzi, ma Pirlo nonostante abbia fatto vomitare, come dicono molti, ha comunque ottenuto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, e ha preso il piazzamento Champions, il quarto posto. Poi sì, l'ha preso con Napoli, Faraoni, il Verona eccetera, però l'ha preso in Champions League, ha salvato per modo di dire la stagione alla Juventus, perché alla fine il quarto posto è averla salvata, perché la Juve è stata riconfermata almeno la Champions. Mentre Xavi, se non sbaglio, ha allenato in Arabia Saudita e basta. Però Xavi sarebbe anche il profilo perfetto per il Barcellona, perché appunto andrebbe ad incarnare quella che è l'idea del Barcellona. Lui è canterano, lui che ha fatto tutta la carriera al Barcellona. Lui anche simil Guardiola sotto il punto di vista del gioco, delle idee e della dar fiducia ai giovani. Cioè io vedo molto un Xavi che lancerà giovani dalla cantera, e bisognerà capire se Andrea Pirlo lo farà. Non che non l'abbia mai fatto, perché se non sbaglio Fagioli inizia a giocare con Pirlo, se non sbaglio Frabotta inizia a giocare con Pirlo, Pirlo ha dimostrato, Dragusin inizia a giocare con Pirlo, Pirlo ha dimostrato spesso di poter lanciare qualche giovane, e forse è proprio questo che incuriosisce la porta. Però sarebbe clamoroso, perché tra tutti i vari allenatori che sono stati scelti, Andrea Pirlo quest'anno in Serie A, a fronte di quanto fatto lo scorso anno, non è stato scelto nemmeno dai piccoli club. Addirittura si parlava del Sassuolo che era interessato a Pirlo quando appunto Pirlo era stato esonerato dalla Juventus, eppure il Sassuolo ha preferito virare sull'allenatore neopromosso dell'Empoli rispetto che magari puntare a prendere Andrea Pirlo. Nessuno ha creduto sull'ex centrocampista bresciano, e questo ovviamente mi fa riflettere. Però io penso che un po' come fatto con Luis Enrique, perché anche Luis Enrique fallì alla Roma e poi al Barcellona fece benissimo, sebbene poi fece una gavetta di qualche mese fuori, ecco, credo che al Barcellona Pirlo possa fare veramente veramente bene. Vi sto dicendo questa cosa, quindi magari mi prendo anche i miei rischi, però sarebbe clamoroso. Ragazzi, se Pirlo andasse al Barcellona sarebbe veramente veramente clamoroso. E io penso anche che pian piano il Barça possa anche riprendere quello che aveva lasciato, dove l'aveva lasciato e come l'aveva lasciato. Insomma, per me, se dovessi scegliere io, sarebbe anche un sì, però vedo meglio Xavi, proprio se posso tra Xavi. Però Conte no, se fossi un tifoso del Barcellona direi meglio Pirlo che Conte, perché va poi a stravolgere il sistema del Barcellona, la mentalità del Barcellona e tutto quello che il Barça costruisce di anno in anno. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi avete lasciato tantissimi mi piace. Buona giornata, come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.